spettacolo nello spettacolo. Arezzo regala una grande accoglienza al Giro d'Italia che ripaga con la prestazione straordinaria di Gianluca Brambilla. Il 28enne lombardo, ma vicentino d'adozione, centra la sua terza vittoria in carriera ad Arezzo, superando le insidie dello sterrato di Poti. Sul tratto di Strada Bianca, tra l'altro, si è aperta la mattinata con il giallo su chi potesse aver cosparso durante la notte quel tratto di strada con dei chiodi. È stato Daniele Bennati, durante il giro di ricognizione, a notarli, facendo intervenire gli organizzatori per rimuoverli dalla sede stradale. Intanto il gruppetto dei fuggitivi si involava da Assisi verso Arezzo. Al primo passaggio in via Ricasoli, Brambilla tiene a bada gli avversari nel gruppetto. L'attacco giusto parte quando l'asfalto si fa terra. Brambilla va in fuga, una sorta di cronometro individuale, fino al traguardo, dove arriva in solitaria, prendendo la vittoria di tappa e la maglia rosa che gli è stata consegnata dal sindaco Ghinelli e che adesso proverà a difendere dagli attacchi di Vincenzo Nibali. Per Arezzo resta una grande giornata di festa. La scommessa di coinvolgere la città e di far di questo evento una festa per tutta la città di Arezzo, devo dire, a questo punto è obiettivamente vinta. Ne usciamo come una grande città all'altezza assolutamente di ospitare grandi eventi, quindi il coinvolgimento delle categorie economiche, del liceo scientifico sportivo, delle scuole, ci sono tantissimi bambini oggi, più di 200, che hanno in qualche modo anticipato l'arrivo dei campioni, è la dimostrazione che questa è una città generosa, capace, aperta e che il comune di Arezzo, i suoi dipendenti, i dirigenti, tutti quanti sono veramente all'altezza pienissima di fare di questa città ciò che è, cioè una grande città che può ospitare, che è assolutamente in grado di essere vetrina nel mondo per eventi straordinari come il Giro d'Italia.